Bonjour ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è domenica, ho già attivato il robottino che come al solito pulisce casa, perché la lettiera dei gatti finisce sempre ovunque durante la notte, me la ritrovo, ci sono un sacco, c'è tutto un percorso di lettiera qui, quindi il robottino ci serve ogni giorno. Adesso sto pulendo il tappeto, qui c'è la nostra gatta Stellina che oggi è particolarmente chiacchierona. Ha già fatto la pappa, hanno già fatto la pappa i gatti, quindi sono adesso è il momento del riposino post pappa. Patatina. Fuori c'è il sole, tra l'altro oggi, un po' timido e ogni tanto si nasconde, però è una bellissima giornata, anche se siamo ancora in lockdown, quindi tutto ancora rimane chiuso fino al 28. Vi ho scritto su, il robot non mi sale addosso, vi ho scritto su Instagram che appunto ci sono diverse novità e molto contenta perché dal 28 di aprile non ci sarà più il coprifuoco, riaprono tutti i negozi che fino ad adesso erano solo su appuntamento, riaprono tutti i negozi. Sì, e cosa che mi rende ancora più felice, riaprono le terrazze, quindi tutti i ristoranti, bar, caffè, se hanno i tavolini all'aperto, la possibilità di avere i tavolini all'aperto, riaprono dalle 12 alle 18, però appunto il 28. Adesso siamo ancora in lockdown, c'è ancora coprifuoco, però ancora per poco, quindi sono molto molto contenta. Sembra anche che potrò tornare a fine maggio, perché ho continuato a rimandare il biglietto mille volte, adesso ce l'ho a fine maggio. E se tutto va bene, incrociando le dita, riuscirò a scendere in Italia, quindi a Trieste e anche a Milano. Ho appena fatto la doccia, ho fatto la skin care, ma devo ancora sistemare i capelli e facciamo anche trucco. Dovete sapere che Denver, non appena finisce di mangiare, va sempre sempre fuori e sta un po' sotto al sole. Ciao amore mio, ciao. Cosa combini qua tu? Cosa combini qua tu? Che bravo lui, che bravo lui. Resta fuori se ti piace gatto Denver. Resta fuori gatto Denver. No. Dove vai? Gatto Denver? Cosa c'è? Perché gridi? Perché gridi? Oddio, mi sta portando alla pappa, ma ovviamente no, perché l'ha appena fatta. Gatto Demer, hai appena finito! Non è vero? Sì che è vero! Sì che è vero! Vediamo con che cosa posso fare colazione oggi. Vorrei fare un frullato. Devo finire questi mirtilli. Basta Demer, tu hai mangiato, io no, ma scusa, ti pare? Poi finiremo anche questi lamponi. E poi una banana, ottimo. Laviamo la frutta nel frullatore. Voilà. Ho aggiunto anche la banana, adesso aggiungiamo anche il latte. Questo è rigorosamente di mandorla, senza zuccheri e non tostato, che è il mio preferito. Non ne metto tantissimo perché mi piace che sia bello denso, ok. E adesso aggiungo anche qualche seme di chia. Non ho ben capito quali benefici abbia, ma so che fa bene, quindi aggiungiamone un po', voilà. Altra cosa che mi piace aggiungere nei miei frullati sono i pezzettini di cocco, però non ne devo mettere troppi, altrimenti diventa troppo dolce. Quindi giusto una spruzzatina. Voilà. Potrei aggiungerci anche un po' di yogurt greco, però visto che c'è la banana che renderà già il tutto abbastanza denso, per oggi lasciamo così, quindi niente yogurt. Azioniamolo. Non ha un bellissimo aspetto per via del colore, ragazzi, ma vi assicuro che è super 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 buono, strapieno di vitamine. Comunque, piccolo aggiornamento, ho deciso di prolungare, di prendere un altro pezzo di questo armadio, questo è il Billy,
di Ikea, no, il Pax di Ikea, Billy sono in realtà queste, che sono in realtà delle librerie dove metto le scarpe e le borse, quelle invece, quello è proprio un armadio del Pax, e ho deciso di prolungarlo fino alla fine perché così non mi fa impazzire ed ho bisogno di un pochino di spazio in più. Però purtroppo ho preso le misure e per pochissimo non riesco a farci stare un altro pezzo da 100 centimetri di larghezza, che sarebbe come questo, e proprio per un centimetro, quindi penso che metterò quello, cioè ne prenderò un altro da 75 e arriverà più o meno, diciamo, quasi alla fine, però penso che sia molto molto meglio, sia come praticità che come estetica. E poi penso semplicemente i miei due, come si chiamano questi? Alex, li metterei invece, ho preso le misure e ci stanno, li metterei invece uno da un lato e uno dall'altro della mia scrivania. Penso di fare così. Ditemi che cosa ne pensate in realtà, o se avete qualche altro consiglio, perché appunto questo angolino non mi convince. Ah, tra l'altro, non c'è più, avrete notato, il tappeto grigio peluscioso che avevo qui, perché l'ho buttato, ho dovuto buttarlo dopo aver cercato di pulirlo in mille modi, ma a Gatto Denver piaceva, come ben sapete, farci i bisognini, quindi purtroppo è successo più di una volta e ho dovuto buttarlo. Quindi per adesso niente più tappeto in questa stanza, perché altrimenti Gatto Denver la prende di mira. Spero riusciate a vedermi bene, c'è un sole fortissimo, ho abbassato un po' la tapparella. Allora, make-up, inizio con il Hangover, questo è il Good to Go con fattore di protezione 25, il primer di Too Faced. Tra l'altro, per la serie cose che ti emozionano solo dopo i 30 anni, sono anche molto contenta perché ho comprato i sacchettini per fare il cambio di armadio, quelli sottovuoto con cui tiri fuori l'aria con l'aspirapolvere praticamente, li ho presi su Amazon, non vedo l'ora che mi arrivino, così metterò via tutti i maglioni sotto al letto e non consumeranno tantissimo spazio, perché adesso come adesso è impossibile metterli via, e spero veramente che con questi sacchetti, facendo uscire tutta l'aria, spero di ridurre le dimensioni e finalmente potrei fare un video quando faccio il cambio armadio. Che cosa ne dite? Sarà un casino e sarebbe un video lunghissimo. Fatemi sapere se vi può interessare come idea, perché nell'altra casa ad Alkmaar avevo tutto tutto quanto fuori perché avevo molto più spazio. Qui invece devo ottimizzare e quindi dovrò fare il cambio armadio, tutti i maglioni e forse anche i cappotti. Non so se i cappotti lasciarli oppure cercare di mettere sottovuoto anche quelli. Quindi tutte le cose pesanti se ne andranno e finalmente, finalmente tiro fuori i vestiti primaverili estivi, con la speranza che arrivi il caldo anche qui, ragazzi. So che in Italia mi avete scritto che ci sono 20-25 gradi, qui invece no, qui fa ancora freddo anche se c'è il sole, ma poco fa ho controllato e c'erano 9 gradi, quindi siamo ancora parecchio in inverno, qui diciamo la primavera ancora non si è vista tanto. Fondotinta sempre lui, il mio preferito, nudissimo, di Diego Dalla Palma, con la Beauty Blender di Mesauda, che penso sia ora di mandare in pensione. Devo assolutamente fare un nuovo ordine su Sephora e comprare almeno 10 beauty blender, perché veramente non so se sono l'unica, ma io le distruggo, eppure cerco di stare attenta quando la lavo, però cioè, dopo un po' è inevitabile, si apre praticamente. Comunque sto ricevendo sempre tantissimi complimenti sulle mie ciglia, vi ringrazio, sono molto contenta anch'io del risultato che ho ottenuto con i sieri, veramente mi hanno cambiato letteralmente le ciglia. So che se smetto di utilizzarli le mie ciglia ritornano in un battibaleno, corte e insignificanti come prima, però stanno veramente funzionando alla grande. E una cosa mi è successa l'altro giorno: allo specchio ho visto, avevo una ciglia praticamente nell'angolo dell'occhio qui, e quindi sono andata per toglierla e non riuscivo a toglierla, e quindi ho preso le pinzette e, cioè, perché volevo andare precisa per riuscire proprio ad aggrapparla, perché con le dita non riuscivo. Ok, quando ho preso praticamente l'ho pinzata con le pinzette, tirandomi sono accorta che era attaccata, cioè avevo una ciglia che mi è cresciuta nerissima e lunga all'interno dell'occhio. Perché? Perché io a volte, mi sono resa conto dopo, io a volte metto un pochino troppo siero e quindi va un po' a colarmi giù, e questo ha fatto sì che appunto succedesse questo. Ci sono rimasta malissimo e non era l'unica, ne avevo diverse nere che mi crescevano
Nell'angolo dell'occhio ho dovuto spinzettarle tutte, questo per farvi capire quanto funzionano veramente questi sieri. Non immaginavo neanche io, onestamente, che poi su Instagram, anche su YouTube in realtà, sono stata attaccata, mi hanno detto che faccio la laminazione ciglia e che se ho le ciglia così nere, così incurvate, lunghe, è grazie alla laminazione, ma non è così. Io la laminazione, l'ultima volta che l'ho fatta era a Trieste e l'ultima volta che sono stata a Trieste era a inizio dicembre, prima di Natale, perché mi ricordo che abbiamo festeggiato Natale in anticipo con i miei e non l'ho mai più rifatta e la laminazione dura 3 settimane, quindi figuratevi che sono passati quasi 5 mesi, quindi l'effetto che ho sulle mie ciglia è dato solo dai sieri. E una cosa che non capisco e non ho mai capito e mai capirò è perché se qualcuno non crede ai, cioè, quello che dico nei video, ai miei consigli, alle mie esperienze, non capisco uno perché seguirmi, ma non capisco neanche perché mai dovrei mentirvi su questi sieri. Tra l'altro non ho mai lavorato con Revita Lash e ho lavorato con Herbarst, ma il contratto si è concluso e vi sto continuando a parlare di questi sieri perché onestamente, cioè, questo è il risultato sulle mie ciglia. Altra cosa che volevo menzionare, perché mi sono arrivati diversi messaggi su Instagram che mi dicevano che in alcune storie avevo parlato delle mie ciglia ed avevo un filtro che allungava le ciglia, e può assolutamente essere. Io a volte metto i filtri, a volte non li metto e non sto tanto attenta su Instagram, però la cosa che io ritengo sempre importante, cioè una cosa che tengo sempre a mente quando utilizzo i filtri su Instagram, è il fatto che io e noi youtuber, a differenza di tante instagrammer, noi che abbiamo un canale YouTube, per esempio, ok, parlo per me, ma voi potete vedermi senza filtri praticamente in ogni video YouTube. Quindi non è cioè, non è che se su Instagram utilizzo un filtro voi non potete vedere qual è il risultato reale dei sieri sulle mie ciglia o di un altro prodotto, perché su YouTube, che è il mio social principale, dove ci sono i miei contenuti più grossi, quindi video lunghi, lì potete vedermi, qui potete vedermi appunto praticamente ogni giorno senza make-up, senza filtri, e le mie ciglia le vedete, la mia pelle la vedete, eccetera, eccetera. Questa è una cosa a cui penso, perché so che sono d'accordo che se una persona la vediamo soltanto su Instagram e soltanto attraverso filtri è impossibile sapere come quella persona in realtà, quindi che tipo di effetto hanno i prodotti che pubblicizza o che comunque fa vedere effettivamente su quella persona. Non posso saperlo se l'unico modo in cui io la vedo, cioè se ogni volta che la vedo è presente un filtro, però per quanto mi riguarda e anche per tanti altri youtuber, se anche utilizziamo qualche filtro, sto mettendo il burro cacao, questo è sempre la dolcilabbra di Alchemilla, lo sto per finire e lo adoro. Noi youtuber ci vedete sempre senza filtri in videocamera su YouTube, quindi non penso sia la stessa identica cosa se io, parlando di un siero che non sto neanche pubblicizzando tra l'altro, utilizzo un filtro, perché so benissimo che su YouTube ci sono ore e ore e ore e ore, ore di contenuti ogni settimana, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, in cui le mie ciglia, in questo caso si parla appunto dei sieri e delle ciglia, le vedete senza nessun tipo di filtro, e mi state facendo i complimenti in tantissimi anche su YouTube, dove non ci sono filtri, appunto parlando delle ciglia, ma in realtà è un discorso che si può applicare su qualsiasi prodotto. Cipria, applico la Dr. Feel Good di Benefit. Ci tenevo anche a ringraziarvi veramente tantissimo per quanto mi siete stati vicini in questi giorni, specialmente su Instagram, perché ve ne ho parlato lì. Vi ho parlato di quanta, se appunto non mi seguite su Instagram, vi faccio una specie di piccolo riassunto. Ho parlato ultimamente di quanto sia difficile per me sopportare tutta la cattiveria, gli insulti, le offese che ricevo quotidianamente su tutti i social, ed è per questo che giovedì e venerdì non ho caricato nuovi video e sto pensando anche di prendermi una pausa più lunga, perché
sono comunque una persona sensibile, certo, gli insulti, le offese dopo 11 anni che fai questo lavoro non arriveranno mai a comprometterti la vita o a... cioè non arriveranno mai a farmi tanto male quanto potrebbero ferire magari una persona, un ragazzo più giovane, una ragazza più giovane. Io ormai ci ho fatto il callo e ho una bella corazza per quanto riguarda i social media, però... essendo comunque una persona sensibile e essendosi intensificato il tutto con il corona, è diventato, cioè sto accusando un po' il colpo, diciamo, è parecchio, cioè se prima aprire i social la mattina non vedevo l'ora di leggere i vostri commenti e messaggi, adesso non vedo sempre l'ora di leggere i vostri commenti e messaggi, però quando mi sveglio mi viene già un po' il magone perché so che tra quei bei commenti e messaggi mi ritroverò anche tanti insulti, cosa che appunto prima succedeva sì, ma era molto meno in percentuale. Ultimamente, appunto, almeno per me, ho sentito anche altre influencer che lo dicevano. Ultimamente per me è parecchio difficile, voi parlando molto onestamente, voi lo sapete, io non ho bisogno di creare contenuti ogni giorno sul mio canale, economicamente non ho bisogno assolutamente di farlo, se lo faccio, se carico così tanti video perché tengo il mio canale, ci tengo a voi, mi piace quello che faccio e quindi carico tanti video, però arrivo anche al momento in cui devo pensare al mio benessere e se mi rendo conto che tutte queste cattiverie, questi insulti che poi sono veramente architettati in una maniera proprio per ferirti, una cosa che cioè, mi ferisce un po' ma mi dispiace anche tanto per quella persona perché evidentemente non sta bene, cioè è proprio tutto una negatività, quindi sì, non vi annoio troppo con questo discorso, però ve ne ho parlato su Instagram appunto di tutto questo periodo, di quanto sia difficile per me, perché voglio essere onesta con voi e dirvelo, se una cosa è difficile psicologicamente e questo non è semplice, quindi anche perché comunque è un periodo difficile per tutti, anche per me, quindi aver visto gli insulti, le offese e le cattiverie aumentare in un periodo che comunque anche per me è difficile, appunto, non è semplice, o perlomeno sto accusando il colpo adesso, dopo più di un anno. Quindi mi siete stati tanto vicini, ho ricevuto tanti commenti a riguardo e vi ringrazio di cuore. Li leggo tutti, anche se non vedete che clicco su accetta, li leggo, fidatevi, li vedo, vi vedo. E anche se non rispondo ad ognuno di voi, sappiate che vi vedo, ci sono, vi leggo e vi ringrazio di cuore perché davvero quando ho bisogno di voi e ho bisogno di sentirvi vicini, vi fate sentire e... grazie. È una cosa che vi ho chiesto anche su Instagram, ma ve la chiedo anche qui perché è veramente importante. Uno, non date mai per scontato davvero, mai 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 per scontato, cioè se volete mandarmi un messaggio o scrivermi che un video vi è piaciuto, una foto, una storia, qualsiasi cosa, fatelo. Non pensate che siccome ci sono già tanti commenti il vostro non sia importante, perché se magari mi arriva proprio il vostro messaggio o il vostro commento dopo che ho letto un insulto, una cattiveria, credetemi che il vostro messaggio fa la differenza, quindi sappiate che sono sempre molto importanti i vostri messaggi, indipendentemente da quanti ne vedete che già ci sono, ok? Non pensate che non sia così, specialmente in questo periodo in cui appunto di negatività ce n'è veramente tanta, troppa, quindi più in questo periodo è ancora più importante. Se vi piace un video, vi piace una foto, fatevi sentire, scrivetemi un commento, anche solo un cuoricino, veramente è importante, e ripeto, specialmente in questo periodo, è importante sempre, ma ragazzi, in questo periodo più che mai, se volete sostenermi davvero, la cosa che potete fare è lasciarmi feedback positivo. Se vi piace un video, vi piace una qualsiasi cosa, lasciatemi un commento positivo che, credetemi, vederne tanti, vedere che mi siete vicini, a me personalmente aiuta tanto. Mascara, applico questo di Kiko, questo era della collezione Wonder Woman, che tra l'altro è o era, se non è andato sold out, in saldo sul sito Kiko fino a poco tempo fa, almeno la scorsa settimana quando ho controllato, ed è un ottimo mascara, mi piace molto. Tra l'altro ragazzi, sono super emozionata perché tra qualche giorno vado a fare prima vado a fare semplicemente il consulto e poi, se tutto va bene,
Dopo pochi giorni faccio il trattamento, vado a fare il cool sculpting qui sotto praticamente. Il fatto di avere, non lo so, un po' di ciccia qua sotto il mento, sono estremamente, estremamente self-conscious, ok, su questo mi dà un fastidio. Non mi piace mai il mio profilo, sempre a causa del mio mento, ok, che tra l'altro non è neanche un'offesa che io ricevo su YouTube, nessuno me lo dice mai, è proprio un'insicurezza mia che ho da sempre, però non ho mai voluto fare niente di invasivo, perché come vi dicevo, non voglio fare cose troppo invasive. Già avevo il filler al labbro che poi ho rimosso e non voglio, però ho scoperto questo trattamento che si chiama Cool Sculpting. Praticamente vanno a congelare il tessuto adiposo semplicemente con un manipolo che appoggiano in questa parte, e il tessuto adiposo viene congelato, poi viene massaggiato e viene riassorbito nei tessuti. Quindi se hai appunto un po' di tessuto adiposo qui o in qualsiasi altra zona del corpo, ma io voglio farlo qui, localmente si può appoggiare questo manipolo e in una seduta dovrebbe assolutamente bastare, oppure se tipo, non lo so, magari su cosce o sedere eccetera, penso si possa fare più di una seduta, e viene appunto praticamente, andate ad informarvi se non lo conoscete, conoscete ancora Cool Sculpting, vi metterò qui il nome così potete googlare, e assolutamente non sto promuovendo nessun centro estetico, perché devo sempre mettere le mani avanti, no, è semplicemente una cosa che volevo fare, cioè è una mia insicurezza da sempre aver finalmente trovato un trattamento che non è invasivo assolutamente, ma che appunto c'è solo questo manipolo che tu appoggi e devi aspettare un pochino perché appunto si congela tipo la parte. Ho sentito solo che dà un po' di fastidio poi quando massaggiano la zona, perché ovviamente tipo si addormenta tutta la parte e quindi poi quando massaggiano è tipo una sensazione strana, però non fa male assolutamente e appunto non è una cosa invasiva, non sono iniezioni, niente di niente, quindi sono super super contenta. Ho pensato di fare un video onestamente quando vado a fare il trattamento per parlarvi, non so se fare un video proprio dedicato sul trattamento oppure inserirlo in un vlog, magari fatemi sapere se vi interessa l'argomento, se volete che ve ne parli un pochino di più. La mia amica dermatologa già mi aveva parlato tempo fa, però non sapevo se potesse fare anche qui, quindi fatemi sapere, e se vi interessa sicuramente vi porto con me, vi faccio vedere tutto. Ovviamente non vedo l'ora di vedere il dopo. Non vedo l'ora di vedere, ho visto i prima e i dopo online e wow, cioè wow, veramente impensabile che soltanto con un trattamento freddo, congelante, si possano ottenere quei risultati, quindi sono appunto super 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 contenta di andare finalmente. Però il 29, se non sbaglio, ho semplicemente l'appuntamento, la visita in cui praticamente mi dicono se posso farlo, non posso farlo, ma non penso ci saranno problemi onestamente, però appunto il 29 ho la visita e poi, se non sbaglio, se mi danno l'ok, nel senso che posso fare il trattamento, perché ovviamente devo parlare con il medico eccetera, poi il 4 vado a fare il trattamento. Me le sta appiccicando un po', forse sì, un pochino seccato già questo mascara, anche se non l'ho utilizzato tantissime volte, ma mi sembra che un pochino si sia seccato, però allunga veramente tantissimo le ciglia. Non devo esagerare, da quando uso questi sieri non devo esagerare, perché altrimenti mi fa veramente effetto ragnatela se ne metto troppo. Bisogna stare attenti, ragazze che avete le ciglia lunghe, adesso scopro i vostri problemi che non ho mai avuto. Sulle labbra invece applico questa matita di Charlotte Tilbury, è la numero, il nome è Pillow Talk. Ok, amo alla follia il colore di questa matita, la trovo stupenda, veramente veramente un colore perfetto. Adesso vediamo, se non mi secca le labbra e ha una buona durata, lascio soltanto questa matita, non applico neanche il rossetto. E poi fisso il make up con il Matte Finish Setting Spray di NYX.
E questo è il trucco finale, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Una cosa per certo, vedrete ancora molto spesso questa matita perché la adoro. Adesso sistemo un po' il casino su questa scrivania, che è bellissimo avere la scrivania a specchio, ingrandisce tantissimo l'ambiente, però tenerlo pulito, tenerla pulita è veramente un'impresa. Chissà se lo vedete quanto è sporca, ma questo è il risultato ogni volta che finisco di truccarmi, quindi mi armo di detergente per i vetri, che è quello che funziona meglio su tutte le superfici a specchio. Tra l'altro devo sostituire perché sta per finire. Decisamente molto meglio. Adesso è pulita. Ah, e volevo ringraziarvi anche perché mi avete consigliato, sono sempre qui con questa scatola a bloccare la porta, perché se tolgo la scatola la porta si chiude, e mi avete consigliato un sacco di aggeggini diversi e ne ho ordinato uno su Amazon, sto aspettando che mi arrivi già da un bel po', però dovrei aver risolto questo problema, sempre grazie a voi perché mi avete dato dei consigli preziosissimi. Quando mi arriva vi aggiorno, vedremo, perché ho comprato una specie di ventosa che manco mi ricordo perché è passato un secolo tra l'altro quando ho fatto quell'ordine, però appunto ho comprato una specie di ventosa che vedremo, staremo a vedere se rimarrà attaccata al muro. Sono andata a vedere perché effettivamente non mi era chiaro, perché ho fatto quest'ordine infatti il 16 di aprile, ma ancora sto aspettando, da Amazon non me l'aspettavo, di solito sono velocissimi, però vabbè, queste sono le cosine che ho comprato, questi sono i cosini che ho comprato, c'è la ventosa da una parte e dall'altra va infilata la maniglia, e questo dovrebbe tenere la porta aperta, speriamo che funzionino, e dovrebbero arrivarmi tra il 28 di aprile ed il 3 maggio, lentissimo. Questi invece sono i sacchetti sottovuoto per i vestiti che ho acquistato, di varie misure e insomma quelli più consigliati su Amazon, perché non me ne intendo, se ve ne intendete datemi consigli perché sarà la prima volta che li utilizzo. Questo è il mio outfit di oggi, maglione, perché appunto qui fa ancora freddo, maglione lungo, e ho questo cappotto di River Island, ma è di 2 o 3 anni fa. Poi chanellina, ho questa nera lucida medium in hardware dorato, leggings, questi in simil pelle, e le mie Converse con paillette nere che adoro. Quindi ci vediamo più tardi, ragazzi. Ciao gatti, chissà se mi salutano loro, chissà dove sono i gatti. Ciao gatti, a Denver è sotto la sedia lì che dorme, cioè sulla sedia sotto il tavolo. Ciao amore mio. Oh, mi hai fatto anche miau, amore mio. E la gatta invece fa tanta tanta nanna. Ciao ciao gatti, a dopo. Tornata a casa, ragazzi, non sento più le mani e la punta del naso dal freddo che c'è. Ci sono tipo 7 gradi, temperatura percepita 4. Cioè, rendiamoci conto. Comunque, ho bevuto 2 bicchieri e mezzo di vino rosé, quindi mi gira la testa non poco, e se mi vedete un po' stralunata è per questo, ma io adesso devo lavorare perché devo mettermi a lavorare al computer. Come sapete, la domenica per me è il giorno in cui recupero un po' tutte le email, tutte fatture, contratti eccetera che non sono riuscita a fare durante la settimana, in modo che le persone con le quali lavoro, quando arrivano al computer lunedì mattina, appunto abbiano tutto quanto. Arrivata l'ora finalmente della pappa. Qui ci sono 2 gatti molto affamati, come al solito, visto che avevo preso una scorta infinita di queste scatolette, sempre al Monatour. Questa è salmone con carota. Metà scatoletta per uno, sempre rigorosamente in ciotole o di vetro o in ceramica, mi raccomando, anche in alluminio vanno bene, ma non in plastica, ragazzi. Quindi una Agata Stellina e questo. Che bravo! E questo per gatto Denver. La mia cenetta invece sarà questa focaccia che ho ordinato ieri, ne ho mangiato un pezzettino minuscolo e la riscaldo, ed è una focaccia semplice con olio d'oliva, sale e rosmarino.
E qui c'è il gatto Denver. Che non mi lascia in pace un secondo. Chiacchierone. Io e gatto Denver vi diamo la buonanotte. Tanti baci. O il buongiorno, qualsiasi momento della giornata sia per voi. Io mi metterò al montaggio di questo video adesso. Vi mandiamo tantissimi, tantissimi baci. Venite qua che vi abbracciamo, ci abbracciamo tutti assieme con gatto Denver, forte, 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 forte. E vi aspettiamo domani, sempre puntuali, alle 17:30. Ciao!